Vedrà la mia furia. Addio, armatura mia. È stato bello averti qua con me. Anche questo dovrò fare. Dovrò riniziare una specie di nuova vanilla. Dobbiamo, insomma, scherzare il nostro amico. Però prima mi devo fare tutti i miei attrezzi. Perché sto facendo questa cosa? Perché voglio provare l'ebbrezza di rifare la vanilla. Perché ormai in questa vanilla ho tutto. Ho tutto. Infatti oggi ho un po' di cose in mente per questa vanilla. Tante cose in mente. E quindi le faremo tutte quante. Prima di tutto mi sono fatto una crafting table che mi ha fatto un po' schifo perché non mi serve a niente. Però adesso mi posso craftare il mio bel picconcione. Anche perché mi sembra un po' ingiusto. Siccome lui è un nuovo aggiunto alla vanilla, non ha molte cose, quindi mi sembrava più doveroso, diciamo, far finta di non avere le cose. Ecco, tipo fare per esempio salutiamolo, ehi ciao, vediamo un attimo, ho scritto Caio. Facciamo finta di niente, facciamo che noi in realtà non ho mai scritto Caio, ok? Caio Sempronio. Tipo Sempronio. Vabbè, diciamo che ho scritto giusto, no? Semprion. Cosa, non c'è niente di strano, insomma, no? Voi leggete Semprion. E tipo, cosa gli scrivo? Ok, ni va bene, anche ni, insomma. Adesso probabilmente penserà che sono pazzo. Stavo pensando che io come caspita faccio a trasformarmi in Poppy Playtime. Ho un piccolo... è una piccola difficoltà questa. Oh mio Dio! Scusate un attimo, ma lì vedo una piramide abusiva. Ma che... come... ti è permesso di fare la piramide? Allora per forza deve essere scherzato. Vabbè, queste sono le regole da megalomane di Nick, perché non ho capito perché ha messo delle regole. Vabbè, insomma, adesso gliele brucio. Dopo, allora, scrivetemi nei commenti se devo bruciare queste regole. Vediamo cosa ha scritto Nick, perché sono proprio curioso. Allora, bacheca del regolamento server di Dunis. Puntini esclamativi. Guardate quanti puntini esclamativi. Non rubare. A parte, scusate, ma la grafica qua non si legge un cavolo. Non rubare pena. Perché non rubare pena, due punti. Dai 4 ai 14 giorni, entità del furto. Però io mi devo avvicinare alla torre di questo signore qua, di questo nuovo amico che si è aggiunto alla vanilla. E adesso andiamo a vedere. Vediamo un attimo che cosa ha in mente. Io sinceramente ho anche paura perché non so nemmeno se... ma scusate, ma c'è qua su TS domanda? Perché... ma c'è ancora, spero. Allora, ci sei... vediamo un attimo, perché magari se non c'è... sì, ok, perfetto. Vediamo una... ma posso spostarlo? Scusami un attimo, posso spostarti? Ok. Ok, sì, sei qua dentro, perfetto. Allora, praticamente, ora mi senti. Io volevo vedere un attimo, fammi vedere la piramide. Io non ti scriverò 20.000 volte, ok? Tu adesso mi farai vedere la piramide... beh, non mi sembra ci sia molto da vedere, insomma, non credo che tu abbia fatto un granché, cioè vedo una piramide un po' distrutta, una piramide, la sto creando, interessante, mi fa piacere che tu stia creando questa piramide abusivamente, peraltro, perché io non ho dato alcuna approvazione, ma va bene così, insomma, c'è tanto dopo tutto, ormai dopo che Nick mi fa le pixel art nel mondo ci siamo capiti, che si facevano nel 2009 le pixel art, allora anche una piramide la posso accettare. No, scherzo, dai, faccio finta di essere troppo smarmigliato, insomma. Niente, allora, caro Breed, io vado a fare le mie cose, suppongo, e quindi... attento, comunque, ho sentito che in questo mondo si è aggiunto il Poppy Playtime di Woogie Woogie. Attenzione, potrebbe darsi che... insomma, ci possano essere delle manifestazioni... tipo paranormali o cliniche in base un po' ai disturbi che hai e quindi bisogna un attimo vedere, insomma, bisogna cercare di curarsi nel dubbio, insomma, io non lo so, non sono chiaramente non uno psichiatra né un medico, sto scherzando chiaramente, non c'è nel senso nessuno qua, ma stai prankando? Non so cosa voglia dire prank, io non ho mai fatto nessun prank, quindi no, assolutamente. Io sono una persona molto seria, tu giustamente sei ancora all'inizio, non mi conosci molto bene. Però io non prenco mai. Allora starò attento. Sì, fai bene a starò attento. Perché evidentemente c'è qualcosa di strano. C'è anche un creeper fatto di foglie. Vabbè, non mi chiedo il perché, raga. Cioè, veramente, facciamo finta che io non abbia visto niente, ok? Non abbiamo visto niente. Bene, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Ok, ora siamo soli. Ha 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 ha!
Ora qua io posso fare la strega o lo stregone, insomma, un po' dalle cose. Tecnicamente ci dovrebbe essere Poppy Playtime. Tranquilli, mi posso trasformare in Poppy Playtime. Adesso devo solamente prendere l'Invisibility Potion. Però ancora non mi trasformo perché non ho voglia, insomma. Voglio prima fare delle manifestazioni paranormali, come se ci fosse Poppy Playtime, ma non c'è in realtà. Ecco, per esempio, il fatto che si spacchi un blocco potrebbe essere sintomo di, magari, non lo so, o un'entità, o un qualcosa di diverso tipo, insomma, c'è, cioè, un qualcosa che possa sembrare effettivamente un'entità, oppure magari un giocatore, in realtà, chi lo sa, cioè potrebbe essere di tutto e di più, insomma, non si sa. E anche queste torce di redstone non sono normali. Adesso, tipo, lui ha scritto: io mi devo allarmare, cosa? Adesso probabilmente lui mi romperà le palle. E quindi dirà: oh, ma c'è, ho visto qualcosa, sta succedendo, oh mio Dio, oh. E quindi io dovrò spostarlo, ovviamente, perché, insomma, cioè, nel senso, funziona così la vita, purtroppo. Dopotutto la vita è fatta di limoni. Cioè, se la vita è di limoni, allora è il caso di farsi una limonata. Boh, l'ho sentita da Gumball questa cosa. Non lo so se... lo guardate Gumball? Stanno buildando delle torce di redstone. Oh mio Dio, quanto sarà mai... Breed, ma in che senso potrebbe essere l'entità della torcia mannara? Stai attento! Oh mio Dio! Non sto scherzando, ci potrebbe essere effettivamente l'entità della torcia mannara. Mannaggia, oh, che pizza sta torcia mannara. Senti un po', ma in che modo stanno buildando? Cioè, che cosa vuoi dire con questa cosa? E io veramente non ho alcuna, non ho proprio alcun indizio che mi possa dire queste cose. Cioè, nel senso, potrebbe essere di tutto e di più. Ah, pure l'acqua, sì, pure l'acqua. Allora, devo dire che non so che tipo di giudizio dare. Cioè, vabbè, direi di trasformarsi direttamente in Poppy Playtime. In Playtime Poppy, in Playtime, sì. Ora sono proprio Poppy Playtime. Guardatemi qua quanto sono bello mastoideo. Non so cosa voglia dire. Adesso mi tiperò da Breed Play. Cosa sto scrivendo? Stavo scrivendo cose strane. Adesso vedrà la mia furia. Ecco, questa cosa è molto inquietante. Vedete, si è spaventato molto il povero Breed. Il che è un po' particolare come situazione. Anche perché non, in realtà non posso leggere quello che scrive. No, vabbè, dai, posso magari... Però non vedo non vedo più cosa scrive. Ecco, raga, ormai lui sarà tipo tutto sconvolto. Però io direi adesso tipo di diventare un invisibile. Pum! E adesso non esisto più, perfetto. Adesso magari faccio anche un... Avete visto perché tipo è scomparso. Lui si è un po' spaventato, giustamente. Adesso sono di nuovo invisibile, però l'importante è questo. Guarda, è stra spaventato. Adesso io però posso leggere anche la chat. Adesso lo sposto. Ma tutto bene, caro Breed? Come sta andando la vita? Non mi sembri molto... Scetto! Oh mio Dio, veramente, ti vedo molto spaventato, male. No, come mai male? Cos'è che può tutto succedere di così male? Mi spiace che tu stia così male. Scusa, è che ho avuto un attimo di leggero mal di gola e quindi ho dovuto espletarlo attraverso questa cosa. Poppy sta nella piramide. Ah, no, vabbè, ma dai, ma scusami, dai, prima stavo scherzando, non essere così paranoico, insomma, stavi vedendo cose chiaramente che non, cioè, non era Poppy, no? Dai, non mi dire cose così strane, insomma, non è possibile, insomma. vabbè, insomma, giusto, non c'è Poppy. No, perché io l'ho visto prima. Lui era da me, in caverna. Fai bene, sotteniamoci entrambi, perché lui era letteralmente da me in caverna prima e mi stava palpeggiando. Scusate, ho fatto una sorta di verso, ma perché mi sono emozionato, no? Giustamente, non si chiama singhiozzo, cioè nel senso si chiama singhiozzo, ma perché sono emozionato. Niente, Breed, il mistero del Poppy Time continuerà, quindi noi lo vedremo più avanti cosa succederà in questo mondo così maledetto e l'ho spostato così scherzoso, ragazzi.